Ragazzi, come state? Oggi proviamo a fare questo DIY skeleton con la tecnica che non mi ricordo come si chiama, però è una tecnica un po' particolare che è un pezzo che stavo cercando e volevo provare. E niente, allora iniziamo ad aprire. Allora, qui abbiamo le ossa del nostro scheletro. Devo dire che questo scheletro mi ricorda un po' il cartone animato Coco della Walt Disney, che mi è piaciuto veramente moltissimo, non so se l'avete visto. Qua ci sono dei fermacarta, mi pare che si chiamano così, proprio per diciamo mettere le varie ossa del nostro scheletro, quindi viene comunque anche bello grandino, anche diciamo si può mettere come decorazione per la porta. E ora vediamo questi pezzetti di carta. Allora, questo è così. Sono, cioè il bronzo, oro, questo argento olografico, uno di giallo, nero e questo tipo tagno, sembrerebbe. Allora, ci dice praticamente che bisogna staccare la pellicola adesiva, mettere il nostro pezzettino di carta, spingere e strappare via. Ok, direi di provare. Allora, cerchiamo di capire un attimino. Sì. Proviamo a fare la parte qua. Allora, il cappello lo voglio fare così. Ah, qua c'è anche il rosso. Sono talmente sottili che... Quindi, se io faccio così, in teoria... No, ho sbagliato qualcosa. Forse il contrario. Ah, ok, ragazzi, il contrario è. Che forte. Ok, e ora continuo così, poi vedremo il lavoro terminato. Thank you.
Ecco qua, allora ho finito di decorarlo. Purtroppo qua ho sbagliato, però devo essere onesta, questo kit mi piace tantissimo. Questa tecnica che non so come si chiama, la trovo fantastica, bellissima, cioè mi sono veramente divertita. Ora prendo i bottoncini che nel frattempo... Eccoli qua, non li trovavo più. Kit mi piace veramente, veramente tanto. Spero che ne propongano altri Tiger perché veramente è proprio divertente. Allora, qui ci sono dei buchini, quindi semplicemente andiamo ad fare questo lavorino qua. E andiamo a chiudere con questo. Perfetto, in modo tale che vedete rimane comunque movibile il braccio. E facciamo così con tutto il resto. Ed ecco qua il nostro scheletro. Molto stile Messico. Appunto, come vi dicevo prima, mi ricorda tanto il cartone animato di Coco della Walt Disney. Poi qua in alto abbiamo anche la possibilità di mettere questo filo che è già in dotazione, in modo tale che possiamo appendere il nostro scheletro come fuoriporta o dove vogliamo. Io credo proprio che lo metterò come fuoriporta perché è troppo carino, mi piace veramente tantissimo. In più c'è è rimasto ancora un bottoncino, quindi se per caso ne perdete uno, prendo o si spacca, insomma, per qualsiasi motivo c'è anche un cambio qui, molto utile. Che dire, allora, questo kit mi è piaciuto tantissimo, lo stradoro. Spero che come di trovare altri kit di questo genere perché mi sono proprio divertita, lo trovo molto bello, è una tecnica particolare, per niente difficile. L'unica parte che ho trovato, tra virgolette, un po' non difficile, leggermente magari noiosa, è riuscire a staccare tutti i pezzettini, specialmente quelli piccoli. Ad esempio, qua delle sopracciglia avrei voluto farne tutte di diverso colore, ma era improponibile staccare pezzettino per pezzettino alla volta, come ho fatto tra l'altro qua del cappello. Colori bellissimi e niente, sono veramente contenta. Anche il prezzo, mi pare che questo l'ho pagato, mi pare sui 2 o 3 euro, non mi ricordo, però pollicione in su. Bene ragazzi, allora per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Io vi saluto, vi mando un grande bacione e volevo farvi salutare anche dallo scheletro, però avrei dovuto mettere le braccia nell'altro verso per farveli salutare. Ma qua ho visto che era messo così e quindi l'ho messo così. E niente, allora, ciao ciao!